Realizzare un segnaposto. Spesso scegliamo o ci viene assegnato un posto a sedere, che sia al tavolo di un ristorante, in una sala d'attesa, al cinema con gli amici o allo stadio. Ma tante volte non è così facile trovare il nostro posto nel mondo. Almeno a scuola rendiamo tutto più semplice, realizzando un segnaposto personalizzato a tre dimensioni. Per iniziare, suddividi il foglio A4 come evidenziato nell'immagine. Lo spazio corrispondente ai 5 cm sopra e sotto costituirà la base del segnaposto. Dividi ora a metà il foglio e abbozza il tuo nome al centro, facendo in modo che parte delle lettere sbordino nella metà superiore. Aggiungi le decorazioni e gli elementi grafici che desideri per arricchire il tuo segnaposto. Ripassa quindi la bozza con un pennarello nero a punta fine, in modo da avere linee nette e precise. A questo punto, facendo molta attenzione, ritaglia con un cutter la parte del nome che sporge nella metà superiore del foglio. Con la gomma cancella i segni della matita. Successivamente decora il segnaposto a tuo piacimento con pastelli o pennarelli. Piega quindi le due basi verso l'interno e piega a metà il foglio, mantenendo sollevate le parti ritagliate. Infine, incolla le due basi. Ecco finito il tuo segnaposto con nome e cognome.